stipendio, quinto nell'agenda. Mamma mia, stai prendendo due manovre dalla scala. Cioè la spia della WrestleMania. Molta confusione all'interno del ring, ancora non è chiaro chi possa essere favorito e chi no. Si vede che per sempre stipendio non è solito chiacchierone, perché può sembrare uno così che dice sono un disastro americano, però un po' di frutto, però ti fa delle manovre spettacolari. È uno che dice uno rozzo tante volte non te le fa. Infatti. Tipo uno, che ne so, come varia, che pretende che ti faccia una spiera. No, attenzione, bottiglia poi non su. Abbiamo appena finito di vedere un giallo e si è su giù. Attenzione, però c'è bravissimo Steph. I sei sono veramente molto stanchi, Sì, sono stanchi. Se pure gli altri, se non sbaglio. Se vendono si tiene che... un fianco. Forse la... Anche Six, guarda, si tiene necessariamente a destra. Six è stato ferito gravemente. Attenzione, lo blu, American Disaster. American Disaster in arrivo e FMO se la prende in più. Stefano qua ha fatto il colpaccio secondo me. Però attenzione! Six lo tiene là, mentre non so, ma cade per muoterà anche! Sì, una figura di merda, fatti tutti e due! Una scossa del... Attenzione! Attenzione, FMO! Ma la cintura! Scusate, la origesta! Attenzione, ma no! Qui che ha fatto? Non si trova su agio con le scale, anche verso il media ha dimostrato. Anaconda Vice intanto! Ma è morto, ma sei un idiota, scusa se te lo dico. Guarda, il FMO cede! Cede, ma non è un match dove valgo schiaramente sotto di sé. Però l'infortunio. Sì, ma se la sta giocando troppo qui McMorton, sta sbagliando. Se non hai esperienza in questi match a 6. Dio Burchieri, David Johnson! Vendi un tanto! Ma gettare! David Johnson! Taccia grande! No, non ci arriva, non ci arriva! Non ci arriva! Falsa allarme, mi dispiace per David! E crolla, attenzione FMO! Attenzione FMO! Fermate FMO! David Johnson! Qualcuno! FMO! McMorton c'è! Bravissimo McMorton! Lo prende e lo fa cadere! Attenzione ora! E poi veterani! Non è lì là, non ci sono! Dio Burchieri! Guarda, ora che hanno tutti e due sono sicuro! Come due all'occhio! Due polli! Due polli! Pensa explosion! Intanto si esplosio! Bellissimo! Una reverse farmer's carry! Sì! Mentre fermate in tavola, fido shock! Se guarda che tutto quello che faccio! McMorton! No! No! McMorton! Powerbomb! E qui è distrutto se ne sta sbalordendo adesso ormai! Però sta rischiando il codice blu! Sta rischiando troppo! Sending Seafire! McMorton no! Strada libera! Attenzione! Ma intanto FMO con la Photoshop! McMorton però quando sale lì però non sa più che fare. Sì, a differenza magari di Steve Andrew, no? Rimane impambolato lì sopra. Beh, ricordiamo che comunque FMO, insomma, è da troppo tempo fuori gioco, fuori causa, no? Per il titolo massimo. Quindi questa grande chance che c'è. Tecnicamente si chiama face plant, cioè attenzione half Nelson suplex. Mamma mia ragazzi, Stefendro oggi Six però SOS sì, save our soul e tanto di Burchieri ne approfitta. Eccolo, c'è Six, c'è no FMO lo frega, ma cosa stai facendo? No, meno male, sto rischiando la carriera qua. Six butta a botta alle gambe però sembra non sentirla. Six, ma fatica a dirle, soprattutto Stefendio e Mazzione. Il Burchieri qua, Bufaga combo e insicuri. Il Burchieri è straordinario. È straordinario. Altro che... Motivo bottom. Sì, ma sono pezza questa mira. America Disaster! Appunto, il Burchieri è straordinario. Ma attenzione! Six! No! Non ci credo! No! McMorton ha salvato la situazione! Non ci credo! Attenzione, ancora lì Six, David Johnson! Guarda le capire coppia! No, scendono! Forse David Johnson ha avuto un attimo di riluttanza qua, di esitazione! Sì! Forse trovarsi di fronte al suo... non va bene di essere deciso! Ma tra le città non è che... Tronde non favorisce il capello di coppia! Attenzione! Questo match, Tanto... qui... Banda, batti di una, stai vedendo che farà lì? Non lo so, forse è sbagliato scala. È ora cade, guarda, è sbilanciato, sì. Addosso a... Guarda, sai che McMorton qua aveva la strada libera, però, Intanto, Six, poi arriva. McMorton! Un altro erroraccio, troppo... McMorton troppo precitoso. Troppo rischioso, ok. Attenzione, Six, è troppo ghigliottina, è da lì, stai qui è femmino. Bella manovra!
McMurdo, oh, attenzione, pensi che ci fa il colpaccio, eh? Eh sì, pure. Guarda, è quello che si sta comportando un po' più. Oh, attenzione! Mamma mia, Sixa! Sta lottando bene Sixa, quello che è, insomma, uno di quelli che ha messo più a segno l'occhio. Però guarda, è fermo, quello che sta succedendo più. Se c'è la Sixa, l'ho presa! L'ha presa! È finita! Lo vince! Lo sapevo io! Come il fratello! Il favorito. Come il fratello è il favorito! Beh, è una FMO che deve tornare in vetta! Come ho detto io, o rimaniamo lui Stefan Drew o due bucchieri. E infatti chi è che fa vincere è FMO. Te l'aspettavo, Eh sì, grande vittoria! FMO è Mr. Money in the Bank 2019, ragazzi! Ed è pronto a tornare in vetta al mondo! The best in the world is FMO! Sa che
con FMO con la valigetta, con tutti questi contendenti, più con il possibile contendente di dopo, ci sono troppe persone avverti. Sì, sì. E deve vincere assolutamente. FMO con la valigetta. E beh, sto veramente puntando in alto, perché poi è uno furbo. Eh sì. Cioè, è uno che sa sfruttare queste cose. Ce la può fare. Uno dei atleti più tecnici qui in WWEF. Eccolo qui Nickolson, dunque Andrea, match veramente interessante. Punti per la vittoria? Non lo saprei, match veramente interessante. Non so come sono le condizioni di Nickolson, non ce lo ricordo. Beh, cioè, diciamo che in realtà lo solo una volta nel 2 contro 3 contro MCW. Ma non è che si è visto neanche no, molto, perché c'erano Mancio e Dante, se non sbaglio. No, la cosa che mi incuriosisce è il suo ritorno in più, come sarà, cioè se la pressione sarà troppa. Vittor contro Nickolson, Andrea. Match interessantissimo. Quindi inizia subito, attenzione, direbbe una perché. Andrea, io punto su Vittor, perché sì, nonostante tutto Vittor ha qualcosa in più dal punto di vista psicologico. Cioè deve dimostrare che Nickolson ha, insomma, Nickolson ha la sua parte di Triple H, quindi ha tutto. Vittor è solo, Sally McDonald, poveraccia. E lui mi servo perché no, in questa circostanza non mi serve. No, però è leale, la sfrutta veramente poco. No, per niente, non per niente. Diciamo che se vedi proprio poco, però non è vero. Ma perché Viktor Orton non è più quello di una volta, ha cambiato proprio modo di affrontare la vita. Già. E forse me ne sto un po' pentendo, perché Viktor Orton di una volta vero era bastardo, però insomma, era più emozionante di quello di erano. Ha fatto un salto di qualità Viktor stranissimo l'anno scorso ad oggi. Ricordiamo l'anno scorso diciamo aveva rosicato, cioè Herve Face aveva però rosicato perché era un pezzo in Nambio contro Tenno Silence e si è preso queste pendio. Contro Remo? Sì, no, hanno fatto un Nambio contro Contender, un Final Four Way. E poi abbiamo fatto anche Viktor Otto che ha vinto stipendio. Ha vinto stipendio, Viktor Otto ha rosicato e è intervenuto nel Last Man Standing contro Alexander. Ah sì, contro Alexander. Sì, e da lì è in rivalità con Viktor che era passato sì, che era passato, sì. Poi stipendio è passato la parte di Viktor Otto e si è trovato a fare il face. Però è una cosa stranissima. Sinceramente, comunque è stato un bellissimo periodo perché con Varia appena arrivato, no? La WWF veramente era cresciuta molto. Poi con Sevendru e Viktor che avevano creato una faida pazzesca. Sì, bellissima faida. Che durò per molto tempo. Per crescere. Cioè, veramente. Invece di suo Viktor. Sì, perché Viktor era già cresciuto. Forse Sevendru ha fatto risorgere più che Viktor, diciamo la verità. Viktor perché magari per poi andare ai piani alti. Però Sevendru soprattutto, diciamo la verità. Attenzione! Crossline, mamma mia. A Nickolson gli puoi dire tutto, però non che cioè, non sia un maestro del ring, Ah, tecnicamente no, è forse grosso, migliore. Cioè, può fare manovre tecniche a chiunque, farebbe anche a Big Mike, insomma, a chiunque. A bere, cioè, può fare un suplex sull'elefante. Bella questa. Tenta poi sbaglia, quando tenta queste manovre semplici di sottomissione, sbaglia lì. Sì. Perché il torto però non è uno che cede facilmente, quindi. Serie elettrica. I fan mi sembrano qui di Wheeling in West Virginia, mi sembrano abbastanza partecipi. Sì, se c'è il blocco, la cosa è tutta l'unica. Direi di gustarsi il match solo con esclusivamente una run di manovre tecniche. Overdrive! Overdrive! Mamma mia, però Nickolson ha subito ben poco. Ora va con un edge whip all'angolo. Poi ricordiamo che qui fa anche caldo, no? Eh sì, quindi nei pervestivi sappiamo che i due atleti fanno ancora più fatica. Eh sì, è un fattore che comunque va considerato.